E il mondo delle tasse, il mondo dei bot e bond, la protagonista della puntata di oggi della nostra trasmissione I vostri soldi, prima trasmissione televisiva interamente dedicata ai temi della finanza personale. Vi ricordo subito i contatti per fare domande ai nostri bravissimi esperti. Potete inviarci un sms al 366-6282-858, avete nel cartello anche il nostro canale Twitter @ I vostri soldi, che vi svela in anteprima il sommario delle puntate della nostra trasmissione, la nostra email ivostrisoldi@class.it. Abbiamo detto la parola sommario, allora subito nella sezione delle tasse. In realtà è una puntata un po' ibrida tra tasse e casa, come spesso accade qui ai vostri soldi, perché parleremo del ISE, il nuovo ISE che partirà il 1 gennaio 2015. Sappiate che la casa adesso conta di più, ma soprattutto dovrebbe consentire il nuovo ISE di scovare i furbetti. Insomma, lo sentiremo dai nostri esperti. Se sarà davvero così. A proposito di tasse e casa, anche sempre nella seconda parte in realtà, parleremo della cedolare secca, perché adesso sembra che sia decisamente più conveniente, piuttosto che denunciare come si poteva fare fino a pochi anni fa, soltanto quello di mettere il canone che si prende come affitto nel reddito IRPEF. Seconda parte invece, cambieremo esperti, cambieremo squadra e soprattutto cambieremo argomento. Parleremo di botte e bond, un vero braccio di ferro tra Draghi e Whiteman, il numero uno della Buba sul quantitative easing all'Europa. E poi soprattutto funzionerà questo quantitative easing? Sicuramente sta facendo crollare lo spread BTP Bund. Sentiremo dalla viva voce dei nostri esperti dove investire in questo momento, ma intanto la presentazione della squadra del mondo delle tasse. Qui a Milano con me c'è la dottoressa Federica Mantegari, volto noto della nostra trasmissione, responsabile formazione ACLI Milano dei servizi fiscali. Grazie come sempre dell'invito. Grazie a te Federica di aver accettato, e mi collego con Roma. Dovrebbe essere collegato il presidente nazionale FIAIP, il presidente Paolo Righi. Benvenuto. Buonasera. Presidente, buonasera a tutti. Comincio grazie. Proprio da lei, perché sì. Il tema di questa puntata parte proprio dall'ISE, dal riccometro, come viene definito dai colleghi giornalisti. Questo riccometro che viene rivisto, ricordiamo l'ISE è quell'indicatore della situazione economica equivalente, che è un dato che mi consente anche di avere accesso in modo particolare a livello privilegiato a alcuni servizi, penso la retta per mandare il proprio figlio all'asilo nido, piuttosto che le palestre gratuite per i figli. Ebbene, dal nuovo ISE che parte dal 1 gennaio 2015 cambiano diversi aspetti. Uno su tutti riguarda la casa, una casa che va a pesare di più. Ci spiega esattamente come funziona questo nuovo ISE? Ma l'ISE, intanto ricordiamolo, è bene ricordarlo, è un documento, un parametro che serve per avere, appunto, come diceva lei, le agevolazioni, accedere alle agevolazioni fiscali per le famiglie, quindi appunto l'asilo, la retta per gli anziani nella casa di cura e tutta una serie di cose. Da quest'anno i proprietari di casa dovranno inserire la proprietà all'interno di questo documento, che naturalmente peserà nella valutazione per l'accesso ai crediti. Quindi la nostra preoccupazione, il nostro grido d'allarme è quello per cui da domani una famiglia, dal 1 di gennaio, una famiglia che ha proprietario di una casa, che avrà un mutuo casomai da pagare anche con una certa difficoltà, potrebbe perdere le agevolazioni che ha sempre avuto fino a quest'anno. Per questo abbiamo definito questo nuovo ISE una nuova tassa a carico dei cittadini e dei proprietari di casa. Spieghiamo bene, Presidente Righi, perché la casa pesa di più, perché viene inserito il livello dell'IMU e non più dell'ICI, che peraltro è ormai eliminato da 3 anni, così? Esatto, viene inserita questo nuovo parametro, e quindi si crea un innalzamento di quello che è il valore che veniva espresso all'interno appunto dell'ISE. Peraltro l'ISE cambia anche perché all'interno di questo documento bisognava inserire solamente il saldo del conto corrente, ma oggi invece il governo dal 1 gennaio 2014 chiederà a tutti i cittadini di inserire le giacenze medie dei conti correnti bancari. Purtroppo devo dire che quella della casa è una cosa che noi abbiamo cercato di contrastare, perché a nostro parere appunto innalza le tasse, mentre il fatto
fatto di inserire la giacenza media è una buona cosa, perché troppe persone hanno abusato appunto di questo modello, quindi riporta da una parte un pochino più di chiarezza e un pochino più di equità, ma dall'altra parte penalizza tutte quelle coppie giovani che hanno acquistato casa e che hanno un mutuo da pagare. Ci ha fornito due assist davvero interessanti, Federica, questa prima risposta del Presidente Righi. Io comincio a coglierne uno, il discorso delle giacenze medie dei conti correnti, perché effettivamente, essendo l'ISE una sorta di autocertificazione, una dichiarazione, è emerso che tantissimi italiani che andavano poi a chiedere al proprio comune dei servizi agevolati, se non addirittura gratuiti, in realtà dichiaravano di non avere un conto corrente. Poi bastava fare un paio di calcoli che il 90% degli italiani invece ha un conto corrente, per capire che evidentemente proprio fedele questa dichiarazione che facevano gli italiani non era. Allora ti chiedo, innanzitutto è vero che per calcolare le giacenze medie dei conti correnti, perché non è che basta fare una media generica, bisognerà rivolgersi ai CAF oppure ai professionisti, che pare davvero così complicata, e soprattutto il nuovo ISE, questo nuovo riccometro, consentirà di scovare i furbetti? Per quanto riguarda il discorso del calcolo della giacenza media, io spero che su questo aspetto ci sia la collaborazione fondamentale delle banche, che hanno la possibilità di avere questo dato praticamente in tempo reale, perché il calcolo effettuato dal contribuente o anche dal CAF o da un professionista è comunque un calcolo molto complesso. Non dico che la banca, schiacciando un tasto, può fornire questo dato, però sicuramente ha la possibilità di semplificare da questo punto di vista la vita al cittadino. Ed è vero che l'indicazione della giacenza media è un dato più aderente alla realtà, perché non tiene conto di eventuali movimenti che avvengono nell'ultimo mese o negli ultimi giorni in entrata o in uscita, ed è anche altrettanto vero che questo potrebbe invogliare in qualche modo il cittadino a indicare nell'ISE il dato del conto corrente, perché effettivamente è uno dei dati meno dichiarati all'interno del modello ISE. E invece è significativo nel momento appunto in cui magari riesco a sorpassare in graduatoria altre famiglie che hanno il bambino da mettere nell'asilo nido e ovviamente pagare di meno. Altro aspetto che ha già trattato il Presidente Righi, su cui però vorrei anche il tuo parere, Federica, riguarda il discorso dei mutui per le famiglie che hanno magari acceso un mutuo. In realtà sembrava che ci fossero delle notizie positive, perché posso andare a detrarre quelle che è la vita ancora del mutuo in essere da quello che è il mio patrimonio. Esattamente così, come funziona per chi ha un mutuo il nuovo ISE? Allora, funziona sostanzialmente in una maniera per certi versi anche abbastanza semplice. Ci sono due correttivi. Il primo riguarda proprio la possibilità di portare in detrazione dall'importo complessivo del valore dei beni immobili, che comprende i beni situati in Italia e i beni situati all'estero, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente al momento nel quale si presenta l'ISE. Nel caso poi in cui ovviamente ci sia l'abitazione principale, viene riconosciuta per la sola abitazione principale però un ulteriore abbattimento. Ovviamente il valore dell'abitazione principale è già preso al netto del mutuo, di 52.500 euro, che viene maggiorato di 2.500 euro per ogni figlio successivo al primo. Un esempio numerico può aiutare: io ho un valore del mio patrimonio immobiliare di 380.000 euro, ho un mutuo, un residuo da restituire di 100.000 euro, ho due figli, quindi ho diritto a un abbattimento di 55.000 euro, il valore passa da 380 a 225, con un'ulteriore riduzione di un abbattimento dei 2/3 per quella parte che cede la sola quota dell'abitazione principale. In sintesi quindi, Federica, chi è avvantaggiato e chi è svantaggiato dal nuovo ISE? Diciamo che sono avvantaggiate le persone che hanno magari dei figli, più di un figlio, e ovviamente nella determinazione del carico e dell'indice finale dell'ISE chi ha contratto un mutuo e quindi di recente, quindi ha una quota di capitale da restituire ancora sostanziosa, è chiaro che risulterà avvantaggiato rispetto a chi è già alla fine o addirittura non ha più un mutuo. Non ha più il mutuo. Ricoinvolgo subito al nostro
dibattito il presidente Paolo Righi per chiedere invece, sempre nell'ambito della casa e delle tasse, una sua opinione sulla cedolare secca, perché il 1° dicembre scatta un importante appuntamento e sembra che la cedolare secca sembra più interessante rispetto a denunciare nella dichiarazione IRPEF i canoni da locazione, appunto quando si è affittato una casa. È davvero così? Ricordiamo come funziona la cedolare secca, che può essere applicata sia a chi ha una casa affittata a canone libero che una casa affittata invece a canone concordato. Come funziona, Righi? Intanto bene la cedolare secca, perché è bene ricordarlo che è una tassazione separata, cioè non fa cumulo con i redditi, con gli altri redditi, e funziona in questo modo: c'è una tassazione del 21% per coloro i quali affittano a canone libero, e c'è una tassazione separata del 10% per coloro che affittano a canone agevolato. Il canone agevolato però è solo in alcuni centri urbani, devo dire che ad alta densità, devo dire la maggior parte dei comuni. Noi stiamo battagliando, diciamo, perché chiediamo che questa possibilità sia data su tutto il territorio nazionale, visto il periodo di crisi, ma comunque la tassazione del 10% è una tassazione veramente, veramente agevolante, diciamo, per i proprietari che accedono però al canone agevolato. Questo dunque per quanto riguarda la cedolare secca, ma è difficile fare il calcolo di quando convenga cedolare secca piuttosto che dichiarare nella dichiarazione dei redditi nel 7.30 i proventi proprio del canone d'affitto, Righi? No, è molto semplice, perché noi abbiamo degli scaglioni che partono da una tassazione del 23% per quanto riguarda l'IRPEF. Basta semplicemente prendere il canone di locazione e valutare se attraverso quel canone di locazione si superano determinati scaglioni. Noi diciamo che, e quindi la tassazione del 23% dell'IRPEF, noi diciamo che il 10% agevola tutti, quindi se si fanno i canoni concordati è assolutamente consigliabile a tutti prepararsi a dividere questa attività sul 10%, mentre chi ha la tassazione, vuole il canone libero, perché casomai i contratti non sono, i prezzi non sono agevolati, non sono così remunerativi, pagherà una tassazione del 21%, che però è sempre più bassa del 23% della soglia del primo scaglione dell'IRPEF. Benissimo, calcoli un po' più semplici allora per quanto riguarda la cedolare secca e la dichiarazione dell'IRPEF. Stiamo parlando delle tasse sulla casa, ci stiamo preparando anche mentalmente, stiamo preparando sicuramente delle puntate in vista della scadenza del saldo, vero Federica, il 16 di dicembre, quando chiuderemo la pratica TASI, ma intanto una osservazione anche sulla TARI, che assomiglia alla TASI, in realtà è completamente diversa, è la tassa sui rifiuti. È emersa una statistica di quelle sempre inquietanti, tanti, che riguardano il mondo delle tasse: negli ultimi 4 anni la tassa TARI, la tassa sui rifiuti, è salita del 22%. È aumentata in generale la copertura dei servizi con entrate dirette, quindi è un aumento che si verifica da parte ovviamente degli enti locali, quindi è un aumento che si verifica in linea generalizzata anche sulle tariffe. Per esempio, prima parlavamo dell'ISE, l'ISE è lo strumento principe per esempio per determinare quanto devo pagare la retta per l'asilo nido per i figli. Si nota in generale un aumento, appunto dicevo, della copertura del servizio con i pagamenti diretti da parte dei cittadini. Ecco spiegato perché questo aumento della TARI in questi 4 anni. Chiedo subito a Righi se lui è convinto che poi si arriverà a una tassa unica sulla casa, quindi che unisca l'IMU, la TARI, la TASI soprattutto, che appunto ci prepariamo a pagare chi in saldo totale, chi come ultimo acconto il 16 di dicembre. Si parlava di questa local tax, adesso sembra un po' passata in cavalleria, è così? Sì, noi abbiamo accolto l'annuncio di questa nuova tassa, o la proposta di questa nuova tassa da parte del governo Renzi, con un certo piacere, perché
appunto tutti abbiamo visto quest'anno i vari problemi che abbiamo avuto con la TASI e tutte le problematiche inerenti. Un'unica tassa sul modello francese sarebbe auspicabile, quantomeno per fare chiarezza e per riuscire anche a capire per chi loca o per chi è investitore quant'è il ritorno sull'investimento, perché oggi fare il calcolo delle tasse, di tutte le tasse che compongono il mondo immobiliare, compresa quella dei consorzi di bonifica, perché noi ci scordiamo tante tasse sulla casa, è un esercizio veramente difficile. La tassa unica permetterebbe anche al cittadino di valutare qual è l'imposizione fiscale statale e locale e dare anche un giudizio sulla politica, quindi, o sulla bontà delle attività che fanno i nostri politici e sul carico fiscale che ci impongono. Quindi ben venga questa tassa unica, perché porta chiarezza all'interno della tassazione immobiliare. Chiarezza e anche semplicità oggettivamente sono due aspetti che non sono mai andati d'accordo in Italia con il mondo delle tasse. A proposito di chiarezza, ce n'è poca anche sul futuro canone RAI. Sembrava tutto pronto a farlo inserire addirittura nella legge di stabilità 2015, mettere il canone RAI nella bolletta elettrica, così avrebbero dovuto pagare tutti sostanzialmente, ma pagare un po' meno, si parlava tra i 60 e i 65 anni, invece niente da fare, si slitta tutto almeno di un anno, poi chissà che qualcosa non cambi. Ma piaceva agli italiani questa idea di pagare il canone RAI in generale, ma in particolare nella bolletta? Abbiamo inviato il nostro Davide Cancarini. Ciao Carla, siamo in centro a Milano in compagnia del signor Nicola. Nicola, è stata avanzata la proposta di inserire il canone RAI nella bolletta dell'energia elettrica oppure nell'IRPEF. Lei cosa ne pensa? Negativo. Negativo per il semplice motivo che già la legge mi impone già un canone che per me non è dovuto, perché se io mi prendo premium, pago regolarmente, però ho una gamma di programmi e tutto il resto a mia spese. Allora, nel momento in cui io usufruisco di questi canoni, la RAI la devo pagare ugualmente, anche pur non vedendola. Quindi lei è contrario al canone RAI in generale? In generale, però il discorso è questo: se deve essere un canone e devo pagare, se voglio vedere io devo fare il mio abbonamento. Quindi lei lo farebbe a richiesta del cittadino? Perfetto, come faccio? Come se dovessi fare Sky, come se dovessi fare della Mediaset, qualsiasi cosa. Ringraziamo il nostro ospite, a te la linea, Carla. Grazie al nostro Davide Cancarini, che ritroveremo nella seconda e ultima parte della puntata di oggi. Il nostro amico non voleva pagare il canone RAI. Federica, che si fa? Penso che sia in buona compagnia, nel senso che l'evasione sul canone RAI è, credo, una tra le maggiori. Il tentativo del governo è quello di trovare un modo, e quello della bolletta forse non è proprio il metodo ottimale, in modo che si possa ridurre questa evasione e quindi di conseguenza anche abbattere quello che è l'importo del canone. Quale poi sarà lo strumento migliore per fare questa cosa e se riusciranno a portare a termine questo percorso, lo vedremo poi nei prossimi mesi e nell'anno prossimo. Vedremo se andrà in porto in qualche modo. Intanto chiedo al presidente Righi di rispondere alla domanda della signora Virginia. Leggiamo insieme: affitta la casa che possiede insieme a suo marito, posso adottare la cedolare secca? Questa è una domanda estremamente pertinente alla puntata di oggi. Righi, cosa rispondiamo a Virginia? Certo che sì, lo può fare alle condizioni che abbiamo detto prima: se ha un canone agevolato, con un contratto di locazione agevolata al 10%, al 21% a canone libero, e le due, se le separa le due dichiarazioni, ognuno inserirà la sua quota di canone, quindi lo può fare tranquillamente. Rispondiamo anche a Roberto, per te questa volta Federica. È separato / divorziato, scrive, possiede il 100% della casa adibita a sua abitazione principale in categoria A1, nella quale risiede anagraficamente, ha il 50% della casa invece in categoria A8, che era la sua residenza dove abitava fino a separarsi, al momento della separazione dalla moglie. Quest'ultima è stata assegnata dal giudice alla ex moglie. Cosa deve pagare, immagino stia parlando della TASI, su entrambe queste residenze? Allora, sull'unità immobiliare nella quale lui risiede sono dovute le imposte normali. Sull'abitazione invece, che è assegnata all'ex coniuge, la normativa prevede che sia tutto a carico dell'ex coniuge, quindi su quella casa Roberto non dovrà corrispondere nulla, né TASI, né TARI, né IMU. Sono una
risposta che sono sicura farà piacere almeno parzialmente al nostro amico. Io ringrazio entrambi gli esperti della puntata di oggi per quanto riguarda il mondo delle tasse declinate ancora una volta sul tasse e casa. Grazie a Federica Mantegari, che ritroveremo tra due settimane. Federica è responsabile della formazione ACLI Milano dei servizi fiscali. E ringrazio il presidente nazionale della FIAIP che ci ha fatto compagnia da Roma, il presidente Paolo Righi. Grazie davvero, l'aspetto prestissimo. Buonasera a tutti.